Benvenuti allo Stadio Pinto di Caserta da parte di Giuseppe Frondella. Siamo pronti a combattere la sfida casertana-angri. La casertana torna al Pinto dopo la sconfitta di Portici, prova a rialzarsi, a chiudere nel migliore dei modi questa stagione e, come ha detto mister Cangelosi, la casertana ha ancora tanta fame, c'è un secondo posto ancora nel mirino e quindi bisogna dare tutto. La casertana schiera Prisco, Sena, Sabatino, Soprano, Ferrari, Bollino, Matese, Casoli, Taurino, Manzo, Paglino. Dunque novità in campo dal primo minuto, si rivede Paglino dopo l'infortunio alla spalla. In settimana il terzino si è allenato a pieno regime ed è subito pronto a scendere in campo. Tutto pronto, a centro del campo le formazioni, i tifosi giunti da Angri che hanno colorato di grigio rosso il settore riservato agli ospiti. Tutto pronto, si parte. L'Angri che manovra il primo pallone, ancora De Rosa in mezzo al campo, controlla, mette in verticale per Barone, Barone entra in area, Barone il tiro completamente fuori. Sta subito battuta dall'ex Bitonto, Sena, cross di sinistro, sul secondo palo c'è Bollino e la rete di Mauro Bollino, 1-0, quando siamo giunti al 12° del primo tempo, ancora lui, ancora Mauro Bollino. Tutti dietro la linea della palla, eccetto Barone, palla filtrante, Matese non la controlla, cade a terra, arriva Ferrari, raddoppiato, si riparte subito fuori verso Bollino. Peccato perché Matese si è ritrovato quel pallone in piena area tra i piedi, ma Soprano che gli si oppone, palla in mezzo e il tiro alle stelle del numero 9. Dalle Sal c'è Barone, palla in area, colpisce di testa della corte, il calciatore grigio-rosso De Rosa, cross di sinistro sul secondo palo, troppo lungo però per Fabiano. Cross di sinistro di Sena, cercare Ferrari, girata di testa, alta sulla traversa. Buono lo spunto però sia di Sena che di Ferrari nell'occasione. Tutto pronto per la battuta di questa punizione con Langella, batte però Fabiano, esce, impresa alta, Prisco. Adesso si può riprendere con Paglino verso Manzo, la mette a terra Manzo, ancora Paglino. Lunga per Casoli, respinge la difesa, palla ancora Bollino, il tiro! E il portiere che si distende, manda in angolo. Casoli in verticale per Nicola Ferrari. Ferrari, il sinistro! E la palla che termina di pochissimo fuori. Sena sulla sinistra, serve Matese in aria, che poi si appoggia a Sena. C'è fallo su Matese, palla che filtra, c'è Ferrari, controlla il pallone. Palla che resta lì, danza al limite dell'area piccola. E poi riesce a risolvere l'Angri, la mischia. Che allarga a destra, attenzione. Attenzione a fondo dell'Angri, il cross basso, Varsi la controlla al limite, si gira il tiro di Varsi, para, Prisco. Ultimi secondi di questo primo tempo, infatti doppio fischio, termina qui il primo tempo, parziale 1-0 per la casertana, grazie alla rete di Bollino al 12°, si può partire. Inizia il secondo tempo, no, palla lunga a cercare Casoli, di testa la mette a terra, è pressato da Liguoro, riesce ad andare via Casoli. Casoli per Bollino, il tiro di Bollino respinge l'estremo difensore dell'Angri. Riparte la casertana con Bollino di esterno, lancia Ferrari, Ferrari entra in aria, Nicola Ferrari entra in aria, appoggia il dietro per Taurino, Sal gli si oppone. Jack Casoli, pressato, riesce ad allargare per Taurino, controlla il pallone in aria, cross basso, in scivolata, Sal chiude in angolo. Larga poi a destra per Bollino, Bollino punta l'uomo, Bollino serve Casoli, il cross, tiro cross di Casoli e la palla termina di pochissimo fuori. Attenzione, scende sulla destra della corte, arretra, il cross di Umile sul secondo palo, c'è Varsi, colpo di testa e la rete, il pari. L'avevamo detto, bisognava raddoppiare. Precedenza, riparte Bollino, riparte Mauro, allarga a cercare Turchetta, ecco il primo pallone di Turchetta, il cross di Gianluca, la chiusura di Sal in calcio d'angolo. Entra solo Galletta e Manzo, batte Turchetta, il colpo di testa! Da dove è passata? Palla fuori. C'è Sena, cross di esterno destro, palla a Ferrari, arretra per Manzo, il tiro di Manzo fuori. Appoggia a Manzo. Riparte in contropiede la casertana con Galletta, lancio lungo però regalato all'Angella, riparte ancora l'Angri, chiusura di Matese, Umile vince un rimpallo, Umile entra in aria, il tiro di Umile e il 2-1. Il 2-1 dell'Angri. C'è sovrapposizione di Galletta, la serve, cross di Galletta,
che termina sulla parte alta della rete, quindi bollino di sinistro, lancia in aria per Cazzoli, la lascia rimbalzare e c'è l'uscita poi di Esposito. Turchetta di prima appoggia a Tringali, riesce a farla arrivare a Ferrari, scambio 2, il tiro di Tringali, para a terra Esposito. Cazzoli si distende in contropiede della casertana, Jack Cazzoli, cross sul secondo palo, Ferrari di testa, alto, Tringali, allarga per Sabatino, palla filtrante per Turchetta, Turchetta dentro, Ferrari di testa, ancora alto, Turchetta. Turchetta in aria, traversone, ci mette il piede Esposito. Termina qui la gara e Langri che vince 2-1 al Pinto.